gruppo di lavoro finalizzato alla verifica dei cantieri abbandonati e che ha appunto avuto come conseguenza l'emissione di alcuni provvedimenti. I provvedimenti sono di due nature, sono in parte provvedimenti contingibili e urgenti, quindi provvedimenti importanti da parte del sindaco in modo particolare, e provvedimenti di ordinanza ordinaria di diffida a ripristinare alcune situazioni diciamo un pochino più tollerabili rispetto alle altre. Il gruppo di lavoro credo che sia stato costituito con l'intento di arrivare celeremente a dei risultati e a delle soluzioni giuridiche, e di fatto questo è avvenuto, perché già l'emissione del provvedimento è una cosa molto importante e incisiva. Chiaro, sarà cura del gruppo di lavoro, che non verrà dissolto con l'emissione di questi provvedimenti, a maggior ragione, vediamo arrivare tra l'altro anche altre segnalazioni, e quindi sarà anche questo uno stimolo per andare avanti, molto probabilmente in una linea che a questo punto riteniamo soddisfacente e corretta. E quindi sarà anche compito di questo gruppo di lavoro, oltre a valutare nuove situazioni, a tenere sotto controllo le attuali e in modo particolare l'ottemperanza a questi provvedimenti già emessi.